Allora, di nuovo in onda abbiamo parlato in realtà a partire da lunedì dei successi elettorali che hanno, della Lega in queste nelle tre tappe delle regionali di avvicinamento alle europee. Sono stati innegabili i risultati ottenuti da Matteo Salvini, ma naturalmente accanto ai successi poi si accendono anche le luci sulle ombre, sulle parti in nero, e oggi è di questo che parliamo, del lato in ombra della Lega, con Giovanni Tizian, giornalista dell'Espresso, che insieme a Stefano Vergine ha scritto e pubblicato per La Terza il libro nero della Lega. La parte in ombra, diciamo così, riguarda, ci sono tanti fatti, è un librone, ci sono anche tanti documenti, però riguarda principalmente alla fine i meccanismi di finanziamento e legami pericolosi. Allora, Giovanni Tizian è anche tra i primi ad aver sollevato la questione dei 49 milioni che non si trovano, quindi aver fatto quella caccia in quella direzione, e poi anche ne abbiamo parlato anche con Marco da Milano, che ha intervistato Salvini anche in proposito, proprio sulla nostra rete, i legami con la Russia. Allora, visto il tempo è quello che è, il librone è un librone, però le parti, quelle diciamo così, che fanno maggior problema effettivamente riguardano il finanziamento, e quali sono oggi? Perché, Sì, diciamo, sono nel libro nero, appunto, noi cerchiamo di fare luce sul lato oscuro, quello che non verrà mai raccontato dalla narrazione del partito e della struttura comunicativa, cioè il lato oscuro di un partito che deve restituire agli italiani 49 milioni di euro. Questa è la base di partenza e così si apre il libro. Raccontiamo il motivo vero, perché spesso sia Salvini, Calderoli, insomma, Stato Maggiore del partito continua a dire: ma saranno 800.000 euro quelli che hanno rubato Bossi. Noi vi spieghiamo invece. perché è una vicenda che non è attribuibile, coinvolge la Lega di oggi, ma viene Beh, da loro dicono lontano in questo, noi con i realtà. documenti dimostriamo che sia Maroni che Salvini hanno usato quei rimborsi elettorali, perché i rimborsi elettorali si prendono in più tranche. Quando Maroni era segretario, ha ritirato 12 milioni di quei rimborsi elettorali incriminati, e Salvini ne ha presi quasi 1 milione. Quindi non è vero quello che dice Salvini, non li ho mai visti quei soldi. I documenti nel libro poi lo dimostrano. Poi passiamo alla seconda parte, quindi andiamo al sud. E a questa nuova classe dirigente doveva essere la nuova classe dirigente del sud, invece raccontiamo che ci sono parecchie ombre anche sulla selezione di Che questa ci sono classe dei vecchi, dirigente, diciamo dei così, vecchi dei ma anche vecchi e dei personaggi, legami pericolosi. legati a organizzazioni mafiose. E la terza parte è quella che, diciamo, ha fatto un po' il giro del mondo, perché riguarda la trattativa. E attenzione, noi parliamo proprio di trattativa perché possiamo documentare la trattativa per un finanziamento russo al partito di Matteo Salvini. Loro, anche oggi sulla stampa, Salvini fa la battuta: io penso che Putin sia un grande, lo penso gratis. Noi non abbiamo preso soldi ai russi, non abbiamo mai raccontato che ha preso soldi ai russi, ma per noi ha una rilevanza politica il fatto che l'uomo di Salvini si sieda a Mosca per trattare un finanziamento al partito. E questo è, diciamo, il dato politico rilevante. Poi si possono fare tutte le battute che si vogliono, E poi c'è un ma. capitolo che riguarda Roma anche, nel senso dei rapporti con personaggi che sono stati sotto i riflettori, Luca Lanzalone, Luca Luca Parnasi, ma Parnasi. quella fu uno dei nostri, di Stefano, uno dei primi scoop sulla Lega. Cioè abbiamo scoperto l'esistenza di un'associazione sconosciuta, un'associazione culturale stranissima che aveva sede in uno studio di commercialisti a Bergamo, e fondata dal tesoriere attuale del partito. E troviamo i soldi di Parnasi a questa associazione che funziona un po' da fondazione politica in realtà. La cosa strana è che, diciamo, la Lega di Salvini, anti-establishment, contro i poteri forti, eccetera, poi lo trovi finanziato da uno che è un costruttore storico della città e che potremmo identificare come un esponente di quei poteri forti che la Lega dice di combattere. Diciamo, la narrazione di Salvini e della Lega è piena di contraddizioni. Noi cerchiamo di fare luce su queste contraddizioni. Claudio Cerasa, volevo chiederti, come vedi naturalmente questo lato, i rimbalzi che ci sono, è un lato oscuro, quindi ovviamente è la cosa che si vede di meno, però è anche quella che
Per quale ragione, per esempio, per il Movimento 5 Stelle questo lato qui non costituisce una tentazione o un elemento o un problema anche? Beh, naturalmente per una questione di potere, perché il collante vero del governo, a parte gli elementi di simmetria che ci sono su alcune partite importanti che descrivevamo prima, come sull'economia, la visione dell'Europa, e anche una visione simmetrica rispetto a un'alleanza con le potenze straniere che in qualche modo vogliono indebolire l'Europa, su tutti questi fronti c'è una simmetria, ma dopodiché il collante è l'idea di conquistare potere, l'idea di arrivare, di scavallare le europee, non per fare la miglior finanziaria possibile, ma per arrivare alla partita delle nomine, le grandi nomine del 2020, dove ci saranno un sacco di aziende pubbliche che cambieranno i vertici, mi sembra che al centro ci sia quello. Dopodiché non mi sembra che ci siano elementi di natura penale che possano in nessun modo testimoniare che la Lega sia stata in qualche modo abbia avuto dei rapporti, sono a buon fine poi con dei potenziali finanziatori. Ma la cosa interessante è che la Lega e anche il Movimento 5 Stelle hanno scelto dal primo giorno della loro esperienza di governo di fare gli interessi politici, comunque sia, di alcuni paesi come la Russia, che hanno un interesse a loro volta a indebolire l'Europa. Io ricordo che nel primo discorso che ha fatto il presidente Conte alla Camera, in maniera abbastanza inusuale e interessante allo stesso modo, ha mostrato una sua sensibilità e vicinanza alla società civile russa. Questo non vuol dire nulla probabilmente, ma bisognerebbe interrogarsi su un fatto, secondo me. Cioè, Salvini e Di Maio sono i capi di due partiti che si autodefiniscono sovranisti. Ma oggi dare la possibilità ad alcuni all'Europa di essere più debole significa aumentare la sovranità di un paese o significa invece farla scendere, farla diminuire ogni giorno di più? Questo riguarda quando parliamo della Russia, ma riguarda anche quando parliamo di Cina, naturalmente, perché è l'altro grande tema. Qui i rapporti commerciali sono invece abbastanza certificati tra il nostro governo e quello cinese attraverso il memorandum, ed è interessante mettere a confronto quello che ha fatto negli ultimi settimane l'Italia con quello che sta facendo la Francia. Noi abbiamo scelto come primo paese del G7 di firmare un memorandum politico che ci permette potenzialmente di cedere della sovranità su alcune infrastrutture strategiche, potenzialmente può succedere. Però lì è proprio dove si è registrata la dissociazione, diciamo così, sì, impossibile anche, poi nel senso che il governo è un organo collegiale, però diciamo dal punto di vista è un po' una barzelletta la dissociazione di Salvini, perché la persona che ha portato a termine il memorandum in qualche modo è un sottosegretario della Lega che si chiama Geraci. Salvini può essere in disaccordo con il governo quanto vuole, ma lui è il vicepresidente del Consiglio, è una delle persone che può mettere un veto. Quindi tutto quello su cui Salvini dice vorrei fare questo ma non l'ho fatto, significa che è un valore negoziabile. È negoziabile il Venezuela, insomma, i diritti umani, è negoziabile la possibilità di dare più forza all'Europa nelle trattative con la Cina. È tutto negoziabile. È negoziabile a questo punto anche la TAV, è negoziabile la pressione fiscale, è negoziabile il sostegno alle imprese, è negoziabile l'approccio che si ha sul lavoro. Tutte le cose che Salvini oggi dice vorrei ma non posso, non sono cose che vuoi davvero fare, sono cose che è disposto a negoziare per poter mantenere saldo il potere che oggi ha. Allora, dicevamo del Martino Cervo, chiedo anche a te, stiamo parlando di qualcosa, naturalmente ha fatto bene a richiamarlo Claudio Cerasa, non ci sono delle questioni, non c'è una questione penale in questo momento, naturalmente ci sono delle inchieste, naturalmente quelle sui 49 milioni, su finanziamenti a Bergamo e a Roma. Certo, e queste ci sono aperte, quindi ci sono tutte le presunzioni di innocenza, mettiamolo così, però quello che interessa è il lato politico di queste relazioni. Io ti chiedo se questi argomenti che Giovanni Tizia ha scritto e che ha richiamato qui davanti a noi sono qualcosa che poi alla lunga, perché adesso è una fase di grandissimo consenso, forse di luna di miele per Salvini con strati dell'elettorato, se c'è qualcuno di questi rivoli che secondo te può invece con il tempo essere insidioso.
Ma per gli elementi che ci sono adesso mi sembra un po' difficile per due motivi. L'inchiesta Parnasi vede sostanzialmente come impianto accusatorio l'idea che il costruttore, la dico un po' male, pagasse tutti, per cui Centemero, il tesoriere della Lega, più o meno ha dato una sua versione, ha di recente depositato una commemoria difensiva a Bergamo, che ha poi inviato anche a Roma, dove sono interrogati altri esponenti politici. Per gli elementi attuali mi sembra difficile che possa costituire un problema cruciale per la Lega, ovviamente salvo novità clamorose di cui non sono a conoscenza. Per quanto riguarda la pista tra virgolette russa, mi sembra un elemento non secondario il fatto che non ci sarebbe stata corresponsione di denaro, quindi anche qui mi sembra un po' complesso che possa creare problemi. Poi c'è un tema enorme che è quello della permeabilità dei partiti politici nel loro complesso e delle istituzioni italiane alle influenze straniere in generale. Mi pare che, diciamo, che il contesto europeo come tale potesse garantire l'interesse nazionale da questo punto di vista è una cosa che ormai viene palesemente messa in discussione. Quando come dire, si cercherà di porsi questo problema dal punto di vista politico, non penale, non giudiziario, su tutto lo spettro politico, su tutti i governi, ecco, allora credo che qui entreremo veramente a toccare un nervo scoperto. Ovviamente non c'è nulla di penale, ma il tema di come gli stati stranieri esercitano la loro influenza sull'esercizio della democrazia italiana, ecco, questo credo sia un grandissimo tema anche rispetto alle questioni bancarie di cui parlavamo prima. Quando un importante esponente politico italiano si candida per esempio in Francia, che cosa dice di questo e della traiettoria politica sua e del partito? Ecco, su questi temi credo che in generale ci sia posto poco attenzione. Ovviamente, lo specifico una volta in più, non stiamo parlando di pista giudiziaria, stiamo parlando di un nodo geopolitico che ha avuto uno dei suoi punti roventi anche sulla Cina. Chiudo sulla Cina perché è verissimo che Geraci è entrato in quota Lega ed è abbastanza paradossale la presa di distanza di Salvini, che probabilmente è stato tirato per la giacca o per le orecchie oltre Atlantico. È altrettanto vero però che la copertura politica al memorandum of understanding e alla visita di Xi Jinping è arrivata ai massimi livelli, è arrivata da Mattarella, che l'ha pienamente legittimata e ha rivendicato il valore culturale, strategico ed economico di questo memorandum, ed è innegabile che nella visita di Xi abbia pesato molto anche lo storico accordo che la Santa Sede ha fatto con Pechino l'anno scorso. Certo, questo dell'elemento del Vaticano sicuramente ha pesato e ne abbiamo anche parlato, insomma, di tutte queste componenti, e ciò non toglie appunto che forse, e mi diceva Giovanni Tizia, una conferma che proprio questa parte dei legami con la Russia è stata quella anche più ripresa dalla stampa, sì, straniera del libro, della vostra inchiesta. Andrà in scena a Verona fra pochi giorni il Congresso Mondiale delle Famiglie, dove l'influenza russa di alcuni oligarchi e di alcuni rappresentanti della Chiesa russa è enorme. E chi siederà a quel tavolo? Rappresentanti di quel mondo di cui noi raccontiamo nel libro, di quella trattativa, è anche il ministro Salvini e il ministro Fontana. Quindi, come dire, a breve, in onda, in questo paese, vedremo questo. Questi legami che comunque vale sempre la pena di illuminare, di raccontare, anche perché sono magari fatti intanto di persone, quelli internazionali, poi gli interlocutori sono spesso, insomma, oscuri, insomma, sono oscuri meno conosciuti, ecco. Invece ce n'è uno che è molto conosciuto di interlocutore, che è lui che punta anche su Salvini, di cui si Salvini, su Di Maio poi un po' in frenata, del quale si mostra grande ammiratore. Questo interlocutore internazionale in questo senso è Steve Bannon, che continua a girare, fare dibattiti, ne ha fatto uno con Carlo Calenda, e proprio in questo dibattito è stato possibile per la stampa italiana prendere qualcosa. Vi facciamo sentire, così ne parliamo un momento di questi obiettivi internazionali e questi elementi di rete. Sentiamo Bannon. È un esperimento nobile quello di Salvini e di Di Maio, ed è per questo motivo che tutto il mondo politico guarda questo governo. Quello che stanno facendo questi due leader è di mettere da parte il tradizionale schema di destra e sinistra per lavorare assieme in una coalizione di governo che rappresenta il populismo di sinistra e il nazionalismo di destra. Hanno avuto degli alti e dei bassi, ma sta a loro andare avanti, oltre le elezioni europee.
and I would hope that Salvini and Di Maio. Sulla Cina, Salvini e Di Maio devono stare molto attenti. Quello che è stato firmato è un memorandum d'intesa, un accordo temporaneo, ma prima che questo si trasformi in accordi concreti, credo che debbano condurre una seria due diligence. Di Maio ha affermato che avrebbe posto non una, ma 100 domande. Io credo che dovrebbe porre 1000 domande, perché tutti i posti di lavoro che l'Italia ha perso si sono trasferiti in Cina. Sto dedicando la mia vita al progetto populista nazionalista. L'Italia è centrale in questo progetto e il Movimento 5 Stelle e Salvini sono fondamentali per questo progetto. In questo momento Salvini e Bolsonaro in Brasile rappresentano le figure più importanti in tutto il mondo. Claudio Cerasa, quale peso bisogna dare alla figura di Steve Bannon, ex stratega della campagna di Trump, poi con una rottura clamorosa, poi approdato qui, tutte le polemiche, trisulti, eccetera, e però sembra comunque che si accrediti, e viene anche accreditato però, di un ruolo di tessitore che forse Salvini vorrebbe avere però lui di suo in prima persona, se la stampa scrive che riunirà a Milano gli alleati sovranisti europei, così cambieremo l'Unione. A me sembra che il contributo sia legato all'ideologia più che alla strategia, perché è evidente che Bannon rappresenta una visione del mondo che oggi in Europa si sta in qualche modo affermando in alcune parti politiche, ma è una visione che esiste in maniera abbastanza forte in questo governo, esiste in Francia nello scontro che vi è tra Macron e il fronte sovranista guidato da Le Pen, ma è un tipo di scontro che in realtà nel resto d'Europa non ha preso così tanto piede. Noi vedremo anche, secondo me, alle prossime elezioni europee che lo scontro tra sovranisti, o se vogliamo dire anti-europeisti, populisti e europeisti, non sarà uno scontro così egemonizzante, perché al momento tutti i sondaggi dicono che il fronte populista, che si richiama al lessico antisistema, sovranista e populista, rappresenta un quarto probabilmente del prossimo Parlamento. I restanti tre quarti sarà in qualche modo occupato lo spazio dalle forze politiche tradizionali, dal PSE, dal PPE, dall'ALDE e dai Verdi. Però è evidente che quando vi è una dialettica tra persone come Bannon e persone come Calenda, o se vogliamo anche tra persone come la Le Pen e persone come Macron, secondo me quello rappresenta il vero bipolarismo che c'è oggi in giro per l'Europa e anche in giro per l'Italia, cioè tra persone che hanno un'idea di ridare maggiore sovranità al proprio paese, distanziandosi un po' dall'Europa e quindi facendosi ridare indietro dall'Europa alcune delle questioni, alcune dei provvedimenti, alcune anche delle concessioni fatte all'Europa in termini di cessione di sovranità, e dall'altra parte invece c'è chi pensa che la miglior protezione possibile non sia quella di buttarsi nel protezionismo, ma sia quella di avere una maggiore sovranità grazie all'Europa e quindi una protezione europea. Questo è il grande scontro, ma credo che a livello europeo sia uno scontro che il partito protezionista e sovranista non vincerà tanto facilmente. La figura di Bannon c'è nel libro? Sì, c'è un capitolo dedicato a questi rapporti, anche perché noi raccontiamo anche come si finanzia questa scuola di politica di trisulti. Esattamente, e sono movimenti che ritroveremo anche a Verona al congresso delle famiglie. Insomma, il libro si conclude anche con una capito che si chiama la piramide sovranista. Noi immaginiamo questa piramide con a capo, diciamo, da un lato Putin e Trump e sotto, diciamo, i vari movimenti sovranisti, e al di sotto ancora quei movimenti di estrema destra che un po' sono quel braccio armato del sovranismo con cui comunque la Lega ha rapporti. Parlo di Casa Pound, Lealtà Azione e i movimenti neofascisti. Io vorrei fare anche una domanda sull'idea del libro nero, e cioè quando si fa un libro nero, ci ricordiamo, abbiamo fatto, ricordiamo quello sul comunismo, quindi come dall'altra parte, no? Che aveva fatto Berlusconi, ma il libro nero della Lega significa anche che c'è una, come posso dire, però una consacrazione di leadership più forte o più pericolosa secondo i punti di vista? La pericolosa, cioè voglio dire, qui parliamo di un partito, del partito più forte in questo momento di governo, di un leader che gli altri sovranisti europei guardano come un modello perché è al governo,
E non a caso, quando la Le Pen era molto più forte di Salvini, ha avuto contatti, anzi, sono stati dimostrati da colleghi francesi, i finanziamenti arrivati dalla Russia alla Le Pen, perché in quel momento rappresentava il modello sovranista in Europa. Oggi il modello è Salvini per la Russia e per gli altri movimenti sovranisti. E quindi, come dire... Non credi alla, diciamo, conversione un po' più atlantista in questa fase di Salvini, come l'abbiamo vista lui, nel caso Cina? Diciamo, lui lascia aperte entrambe le strade, diciamo. Da un lato c'è Giorgetti, ovviamente, che ha i contatti con gli Stati Uniti. Lui ha sempre creduto, grazie ai suoi uomini, che sono un po' gli ambasciatori a Mosca, di questo fortissimo rapporto con Putin. Lo dimostrano poi i fatti. Non è un caso che il giorno dell'incoronazione di Salvini, il 15 dicembre 2013, segretario diventa Salvini, in prima fila c'è Alexei Komov, che è, diciamo, il rappresentante russo del Congresso delle Famiglie. E chi è Alexei Komov? Grande amico e dipendente di un oligarca che poi ritroveremo nella famosa trattativa per finanziare il partito. Insomma, ci dici che dovremo, nella manifestazione di Verona, monitorare bene anche questo tipo di presenze. Allora, dobbiamo proprio chiudere nel dare la linea ad Andrea Pancani, ringraziare gli ospiti e voi che ci avete seguito da casa. Un'ultimissima notizia, sono delle dichiarazioni di Mario Draghi, ne abbiamo parlato, delle politiche economiche nella prima parte, nella seconda parte della trasmissione, che dice in una conferenza stampa a Francoforte: la BCE si aspetta che la crescita dell'Eurozona ritorni gradualmente a un ritmo vicino al suo potenziale, ma i rischi rimangono orientati al ribasso. Per questo motivo la nostra, quindi la politica monetaria della BCE, rimarrà accomodante e risponderà a qualsiasi cambiamento nelle prospettive di inflazione. Queste il flash, i primi flash sulle parole di Mario Draghi. C'è ancora, eccolo qui, ci sono anche le dichiarazioni di Juncker e Tusk sulla Cina, ma di questo parleremo domani, ne parlerete sicuramente con Andrea Pancani. Buona giornata a tutti.